Il principale monumento storico di San Giovanni d'Acri è la Fortezza dei Templari. Si tratta di una struttura di considerevoli dimensioni che si staglia nel cuore dell'abitato tra mercatini, piccole botteghe e quartieri storici. Qui si consumarono il famoso assedio e la battaglia finale in seguito alla quale terminarono le crociate nel 1291. Già Saladino, che la nostra storiografia ricorda come feroce Saladino, ma che per i fedeli di religione musulmana è un eroe liberatore della Terra Santa, conquistò il forte sul finire del XII secolo, con un'impresa straordinaria. Successivamente, appunto nel 1291, l'esercito musulmano strinse in un lungo assedio i cavalieri templari, che in questa fortezza avevano organizzato la loro base d'accesso in Terra Santa. Acco fu distrutta nel 1291 e poi ricostruita nella metà dell'anno successivo da Fakhr ed-Din, uno sceicco beduino che si ribellò al suo sovrano. Lui contribuì ad innalzare nuove mura ed abbellire la città. All'interno stanze per le riunioni, saloni dove dormire, mangiare e prepararsi alla battaglia. Sono immagini eccezionali che mostrano per la prima volta su una TV italiana nicoli e stanze segrete dove i templari si riunivano, preparavano le battaglie, cospiravano, ma dove anche pregavano e davano l'investitura a nuovi cavalieri. In particolare, ci siamo spinti nel tunnel segreto che metteva in comunicazione il centro della fortezza e il porto, in modo che i templari avessero uno sbocco rapido e sicuro al mare. Ed è proprio attraverso questo tunnel che coloro che si salvarono dagli attacchi islamici riuscirono ad imbarcarsi e a prendere il largo e fuggirono portando con sé l'enorme tesoro che avevano accumulato grazie alle loro attività finanziarie e alle loro imprese belliche. Tesoro che fino ad oggi nessuno ha mai ritrovato e nessuno sa dove sia. I templari erano grandi banchieri e quindi possedevano anche grandissimi tesori, ma il vero mistero è: questi tesori adesso dove sono? Ma guarda, questi tesori adesso non ci sono più, però il vero mistero è dove sono finiti questi tesori già allora. E ci sono due teorie. Una vorrebbe che lo avessero portato con sé al momento della fuga precipitosa del 1291. Attraverso questo tunnel. Proprio attraverso questo tunnel. Quindi ci si immagina un passaggio di casse piene di dobloni. Possiamo cercare a terra se hanno lasciato qualcosa. Magari. Invece la teoria più accreditata, cara Giulia, è che lo abbiano portato con sé piano piano imbarcandolo dal porto di Giaffa verso la Francia quando abitavano nella loro sede principale che era presso il Tempio di Gerusalemme. Furono proprio i templari ad inventare il credito bancario. Prestavano qui in Terra Santa delle somme definite di denaro che poi i beneficiari potevano restituire in uno dei castelli templari francesi a bassi interessi. Tutto attorno la cittadella con le mura ottomane e la rada del porto. Qui prendiamo una grossa barca che ci permette di spingerci un po' più al largo e di poter avere uno sguardo d'insieme sulla fortezza dei Templari e sulla città storica medievale. È proprio questa, probabilmente, l'ultima immagine che videro i Templari in fuga dalla città incendiata. In fuga quasi certamente con le casse del loro ingente tesoro.